La carriera era assegnata al deposito di Roma San Lorenzo. Il suo raggio d'azione era la dorsale tirrenica. Raramente si vedeva sulle linee afferenti a Milano. Altra attrice degna di attenzione, la E-424-005. Nata nel 1947 con altre 11 unità, la 424 era dotata di un nuovo sistema di avviamento ad eccitazione composta che consentiva un risparmio di energia simile alle macchine monofase e il recupero della corrente in frenatura elettrica sempre che le sottostazioni fossero adeguatamente attrezzate. Le 11-424 prestarono servizio nel deposito di Pistoia, impiegate prevalentemente sulla linea della Porrettana. Nonostante gli evidenti vantaggi, il sistema non venne esteso ad altre macchine. A partire dal 1973, le 424-003-013 vennero uniformate alle unità di serie. Nel frattempo esce un Caimano, riclassificato da cargo nel gruppo E655 in virtù del cambio di rapporto di trasmissione da 28-61 a 23-66, più adatto ai treni merci. Trasformazione avvenuta dopo la divisionalizzazione aziendale. La velocità massima è stata limitata da 150 a 120 km/h, più che sufficienti per i carri merci circolanti in Italia. La massima prestazione su tutte le linee è stata equiparata a quella di una E652, la locomotiva più prestante delle ex FS e maggiorata del 10%. Insomma, versione da tiro per i già ottimi E656 che vengono riclassificati prima come E656C e poi E655, seguendo una tradizione che vede le locomotive terminanti con ultima cifra dispari assegnate a servizi merci, almeno in teoria. Infatti è capitato di vedere 6,55 in service dalla cargo alla passeggeri, titolari di Intercity ed Espressi. In realtà le 6,55 oggi circolano su tutte le linee italiane, in testa ai più svariati treni. Si parcheggia il 428, la più imponente macchina di FS. Del gruppo mancano le sorelle di seconda e di terza serie. Avrebbero dovuto arrivare da Luino, offerte dall'associazione Verbano Express, ma ancora una volta la mamma non ha voluto mettere mano al portafoglio. Segue la E626-294 del Museo di La Spezia. Dello stesso impianto ligure anche la E636-265 che manovra con i propri mezzi. Relativamente più giovani, tra le locomotive storiche, diverse unità del gruppo 6 e 36 sono rimaste in servizio fino al 2007, ricevendo anche la pellicolatura XMPR. Thank you.
Delle 469 unità costruite fra il 1940 e il 1962, sono parte integrante del parco storico ben 10 unità dislocate da Taranto a Bussoleno. Manovra la E645-084, preservata dalla DTR Toscana insieme alla E646-198, che è a Foligno per la grande riparazione, unica macchina del parco storico di Trenitalia ad aver ricevuto il sistema di sicurezza SCMT. Le 6.45 sono state un'icona della trazione merci, anche se spesso si vedevano in testa a Diretti ed Espressi sulle linee più acclivi. Persa la cromia storica in Castano Isabella, Fregi e Moda Nature già qualche anno prima, i Nix MPR sono diventate locomotive anonime, prive del fascino di un tempo. La 645, che ha portato attori e attrici a Milano, condotta dal maestro fiorentino Pietro Forconi, ha manovrato nell'area diesel le locomotive 141 e 143. Le 645 e 646 nascono nel 1958, sul modello evoluto delle 6.36. Si dimostrano subito macchine perfette per le nuove esigenze di mobilità dettate dall'epoca del boom economico. Potenti e veloci, 140 km orari, come nessun'altra locomotiva italiana esistente allora. Fino al 1967 vennero ordinate e costruite 295 macchine. Ciò determinò un problema di identificazione, dato che le locomotive affidate a servizio merci avevano i numeri progressivi dal 200 in poi. Fu così che le macchine merci vennero riclassificate E645. Alla fine dell'operazione, 198 unità rimasero col vecchio numero al traffico passeggeri e 97 vennero rinominate. Non potevano mancare le veterane, tanto più che smistamento nacque proprio nel pieno della trazione a vapore. Un tempo le rotonde erano ben due, TV e TE. L'associazione aveva stilato una lista di materiale espositivo altisonante. Si sa, per avere 20 bisogna chiedere 100 a mamma FS. Oltre alla 880-051 e alla 625-177, si attendeva la 685-089, fresca di revisione, ma in virtù dei costi onerosi presentati all'ultimo momento si è preferito soprassedere. Le locomotive del gruppo 880 derivano dalle 875, di cui sono la versione a vapore surriscaldato. Furono costruite in 60 esemplari fra il 1916 e il 1922, numerate da 880-01 a 880-060. Fra il 1931 e il 1933, 28 locomotive del gruppo 875 furono trasformate in 880, con il numero di servizio aumentato di 100. Ad esempio, la 875-057 divenne 880-157 e così via. Queste locomotive furono costruite per il servizio su linee pianeggianti, con treni passeggeri e merci di modesta composizione. Durante la loro carriera prestarono servizio un po' in tutta Italia, con esclusione della Sicilia e della Sardegna. Fra i depositi che le ebbero in dotazione in maggior numero sono da ricordare Cremona, Novara e Cuneo. Attualmente sopravvivono ancora 18 locomotive di questo gruppo, in gran parte conservate in musei o come monumento. Un esemplare, la 880-157, ha prestato servizio fino alla fine del 2000 sulla ferrovia delle Pigne, in Francia. A tutt'oggi la 880-051 è l'unica locomotiva di questo gruppo funzionante in Italia. La 51 è stata recuperata nel gennaio 1999 a Udine, dove era tenuta accantonata di scorta, inattiva da diversi anni. Le sue condizioni erano complessivamente buone, così che la locomotiva ha potuto affrontare il lungo viaggio da Udine a Tirano con i propri mezzi. A Tirano è stata sottoposta ad una riverniciatura e nel 1999 è stata intensamente utilizzata, specialmente in testa ai treni turistici organizzati dalla ferrovia del Basso Sebino sulla linea Palazzolo-Paratico.
Dopo una pausa di un anno, nei primi mesi del 2001, la locomotiva ha subito una riparazione speciale, con rifacimento integrale del fascio tubiero, effettuata a Tirano dai soci del gruppo Ale 883, con l'aiuto di personale specializzato FS di Firenze e Bologna. La 51 ha ripreso servizio nell'aprile del 2001, assegnata ufficialmente al deposito di Lecco. Cala la sera su smistamento, i giochi sono fatti, i percorsi tracciati, le aree delimitate. Sul web dell'associazione fervono 4.000 prenotazioni di visita. Ci sono tedeschi, svizzeri, francesi, austriaci. La mamma dovrebbe essere non solo contenta, ma anche lusingata di tanto interesse. Sul palcoscenico si affaccia anche la 625-177. Domani sarà impegnata nelle corsette fra l'ingresso e la squadra rialzo. Le locomotive 625 sono state fra le più riuscite realizzazioni delle FS. Costruite in 188 unità fra il 1910 e il 1923, costituivano la versione a vapore surriscaldato a semplice espansione delle più anziane 600. Il loro compito principale fu quello di trainare treni diretti leggeri e locali su linee pianeggianti. Erano macchine estremamente versatili, tanto che negli ultimi anni della loro carriera trovarono impiego anche nel servizio merci. Gli ultimi servizi regolari delle 625 si sono conclusi nel 1976 presso il deposito di Cremona, che le utilizzava per il servizio passeggeri e merci sulle linee per Mantova, Pavia-Alessandria, Brescia-Lecco e presso il deposito di Verona, dove prestavano servizio verso Mantova-Modena, Rovigo, Monselice e sulla linea della Valsugana Trento-Bassano. La 177 fa parte di un lotto di 25 unità, costruite dalla Schwarzkopf di Berlino, in conto riparazioni da anni di guerra. Queste macchine si distinguevano dalle altre per la presenza del preriscaldatore Knorr, che consentiva di sviluppare una potenza più elevata rispetto alle altre locomotive, anche se questa differenza non fu mai ufficializzata dalle FS. La 177 ha prestato servizio fino al 1981 presso il deposito di Castelvetrano, utilizzata per il traino del treno che riforniva d'acqua potabile i caselli lungo la linea Palermo-Trapani. Accantonata per la scadenza della caldaia, è stata successivamente portata a Trapani, dove è rimasta esposta presso il dopolavoro ferroviario fino al 2001, quando su disposizione del coordinamento rotabili storici è stata trasferita presso il deposito rotabili storici di Pistoia. Nel novembre 2001 la locomotiva è stata assegnata a Lecco e affidata alle cure del gruppo Ale 883 di Tirano. Nei primi mesi del 2002 sono iniziati i lavori di restauro, conclusi nel febbraio 2005. L'atmosfera notturna del deposito è surreale, ancor più se illuminato dalla luna e con una nuvola di vapore sullo sfondo. Il Caimano si appresta ad andare a chiudere un treno, a mettersi in testa per qualche destinazione lontana che raggiungerà attraversando la notte con tutto il suo carico da consegnare l'indomani mattina.
Scende la notte su Milano. Fra gli artisti fa capolino una 484 in livrea cisalpino. Anche lei un pezzo di storia che non esiste più. Alle prime luci dell'alba, il colpo d'occhio sui rotabili in esposizione è da fine anni 60. Nella notte si è aggiunto ancora qualche invitato alla prima. Da Savigliano è arrivata la T3 del Museo Ferroviario Piemontese. Il suo trasferimento a Milano è stato come per Don Chisciotte cavalcare contro i mulini a vento. Le macchine sono in stazionamento. Gli accudienti lavorano insieme ai maestri per portarle in pressione. Il sole ancora basso indora le vaporiere. La piccola T3 piemontese classe 1907 è originaria della ferrovia della Val Sessera Grignasco-Coggiola, oggi non più esistente. Alla chiusura della linea avvenuta nel 1935 per via di un'alluvione, la T3 fu acquistata, insieme a una gemella, dal porto di Savona. Qui le due locomotive rimasero in servizio fino ai primi anni 70. Dopo alcuni anni, trascorsi in attesa della demolizione, si salvarono grazie all'acquisto da parte del Museo Ferroviario Piemontese, allora appena costituitosi. Dopo altri anni di attesa, una delle due è stata restaurata in ordine di marcia, mentre l'altra è in mostra, statica, presso il Museo dei Trasporti di Altavilla Monferrato. La storia della T3 comprende però un'ulteriore pagina drammatica. Già restaurata e collaudata nella primavera del 2000, la locomotiva è stata gravemente danneggiata dall'alluvione che colpì Torino. Dopo la complessa riparazione di tutta la parte bassa della macchina, che comprendeva rodiggio, distribuzione, cilindri, danneggiati dal fango della Doria Riparia, nel 2002 la T3 venne finalmente rimessa in servizio. Alla fine dei due giorni di apertura al pubblico, nel teatro di smistamento i visitatori saranno ben 8.083 i volontari del servizio d'ordine e sorveglianza, compresa la nostra redazione tutta. Di minuto in minuto cambia la luce e casse e musi prendono vita. Sembrano risvegliarsi dal torpore notturno. ...500 volte più veloce, vi proponiamo la corsa per la foto clou dell'evento. Lei, la 444001, sul palcoscenico in bella mostra, senza il pubblico. Il meritato premio per chi si è offerto di partecipare all'evento come volontario. Tutti ai loro posti, incomincia lo spettacolo. Entusiasmante vedere la professionalità di tutti, anche di quelli operativi negli angoli più remoti del deposito, lontani dalla scena. Fidanzate, compagne e mogli, appassionate per un giorno o per la vita. Il primo impatto è subito forte. 636080 e Camilla, ottimo preambolo. Arriva anche la T3 a caricare gli improvvisati viaggiatori per un giretto fino all'Arialzo. Sono sempre 6 km, fra andata e ritorno. La spola la fanno anche la ALN 772 e la 625. Tutti vogliono provare tutto. I bambini poi è un'impresa schiodarli facilmente.
con qualche brontolio tra gli appassionati che vorrebbero le loro beniamine tutte per sé. Ma oggi devono accettare di buon grado. Forse all'ora di pranzo ci saranno più possibilità. E a proposito di pranzo, ecco l'unica cosa deficitaria in questo evento: la parte culinaria, magari organizzata alla tedesca con le tavolate dentro e fuori il deposito. Per il resto, nei percorsi segnalati, tanta gente. Famiglie, nonni, nipoti, appassionati di tutte le età, tutti fotografi, ovviamente digitali oggi. Ma c'è anche chi, ancora con la pellicola invertibile, vuole fermare per sempre il momento. Anche il team del treno soccorso oggi è in scena, con un po' di malinconia, perché il carro gru sarà dismesso a breve. Sul palcoscenico gira una 6:26. Fra un giro di palco e un altro, c'è il tempo di spostare di quinta le loco in riparazione che, malgrado la festa, debbono tornare a lavorare. Il piccolo 214 è in grado di spuntare grandi masse, capace di muovere fino a 1000 tonnellate in piano. Le 120 del Caimano sono uno scherzo. Del gruppo 656 hanno fatto parte fino a 461 unità, primato superato lo scorso anno dalle nuove E464, destinate ad arrivare a 688, per sostituire le E632 e le E656 delle divisioni regionali. La livrea XMPR ha giovato alle 6:56, ma noi puristi le preferiamo nei vecchi colori blu notte, bianco panna, rosso segnale.